Vuoi vincere una skin o dei V-Bucks gratis su Fortnite? Basterà iscriverti attivando la campanella, lasciare like e condividere il video. Più amici farai iscrivere, più possibilità di vincita avrai. Non mancare nelle mie live su YouTube se vuoi vincere skin, pass battaglia o V-Bucks. Benvenuti tutti in questo nuovo video. Come avete ben letto al titolo, non è niente di fake, Fortnite è stato appunto bannato per migliaia e migliaia di persone. Andrà appunto a vedere perché questa lotta fra Fortnite ed Apple e cosa appunto è successo nella giornata di ieri. Però prima di incominciare, quando iscriviti al canale, lascia un bel like e attiva la campanella delle notifiche, così sei sempre aggiornato su questi tipi di video e le live con lo skin o la sbattaglia. Infine condividi questo video a tutti i tuoi amici, almeno fai vedere anche a loro tutte queste notizie riguardanti Fortnite e questo nuovissimo ban. Quindi partiamo subito, infatti partiamo proprio da ieri mattina dove è accaduto tutto quanto. Infatti, come ben sapete, ieri mattina Fortnite ha deciso di abbassare del 20% tutti i V-Bucks. Infatti adesso costa davvero molto molto poco, ma c'è stato proprio un motivo di questa mossa da parte di Fortnite. Oltre ad aver regalato appunto un bonus V-Bucks, che ne ho già parlato nello scorso video, e anche appunto un piccone gratuito, Fortnite ha deciso di abbassare questo costo dei V-Bucks proprio per aggiungere un nuovissimo metodo di pagamento che evitava di pagare delle tasse ad Apple. Visto, come ben sapete, forse non lo sapete ma adesso lo saprete, chi gioca da mobile, soprattutto da iOS, quando deve acquistare i V-Bucks, almeno quando doveva acquistare i V-Bucks, doveva spendere, diciamo, per comprare quelli da 100 euro doveva spendere 109 euro, quindi doveva aggiungere una tassa in più, quindi dei soldi in più rispetto a chi giocava da console o da PC o da altre piattaforme. Fortnite ha deciso di abbassare il prezzo dei V-Bucks e ad Apple questa cosa non gli è andata bene, visto che non gli entravano più soldi, una percentuale di quello che spendevano i giocatori. Quindi praticamente cosa ha deciso di fare Apple? Apple ha deciso di rimuovere Fortnite proprio iOS, quindi tutti i giocatori che giocano da iOS non potranno mai più giocare a Fortnite, almeno fino a quando non ci sarà un accordo, se ci sarà, fra Fortnite ed Apple. Infatti proprio ieri Fortnite ha deciso di rispondere nella modalità party reale e ha lanciato proprio un hashtag che vediamo qui, si chiama hashtag free Fortnite. Andiamo a leggere: Epic Games ha sfidato il monopolio dell'App Store come rappresaglia. Apple sta bloccando l'uso di Fortnite su 1 miliardo di dispositivi, quindi 1 miliardo di persone non potranno più giocare a Fortnite. Visita appunto questo sito, unisci dalla lotta per impedire che il 2020 diventi un altro 1984, perché appunto Fortnite ha fatto questo cortometraggio che adesso andiamo a vedere. In questo cortometraggio andavamo un po' a prendere in giro uno spot fatto da Apple nel 1984. Qui andiamo a vedere ovviamente il cortometraggio identico allo spot del 1984, e appunto se lo volete cercare, quello originale si chiama proprio spot 1984 Apple. Andiamo a vedere come è stato ricreato, eccolo qui. Quindi stiamo appunto a vedere questo, adesso ve lo lascio un attimo. E appunto adesso so leggere: Epic ha sfidato il monopolio dell'App Store come rappresaglia, Apple sta bloccando l'uso di Fortnite su 1 miliardo di dispositivi, unisciti alla lotta per impedire che il 2020 diventi un altro 1984. E appunto sta mettendo questo hashtag free Fortnite. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, perché poi sono successe anche tantissime altre cose. Appunto, se siete da iOS mi dispiace, ma non potrete più giocare. Infatti a partire dalla stagione 4 non potrete scaricare l'aggiornamento, non potrete nemmeno acquistare il pass battaglia e giocare la prossima stagione. Quindi fatemi sapere se voi siete da iOS oppure da qualsiasi altra piattaforma. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere secondo voi come finirà questa vicenda fra Fortnite ed Apple qui sotto con un commento. Se questo video vi è piaciuto, ricordo di lasciare un bel like e iscrivervi a questo canale attivando la campanella delle notifiche, così siete sempre aggiornati su questi tipi di video e le live con lo skin pass battaglia. Infine condividi questo video a tutti i miei amici, almeno vedere anche a loro tutte queste notizie riguardanti Fortnite e il suo ban da iOS. Noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima live.